siamo prontissimi subito per andare a salutare per la prima volta con noi Tom Bosco. Benvenuto Tom. Grazie Fabio, grazie a tutti. Allora, grazie davvero, molto richiesta la tua presenza e quindi ci fa piacere di aver così colmato anche questa lacuna. Allora, Tom, partirei subito da così una tua valutazione sul periodo che stiamo vivendo, sia dal punto di vista, diciamo, così pubblico, sociale, sia anche di consapevolezza, diciamo, generale della cosiddetta umanità, che poi sono due lati, anche se vogliamo, interconnessi. Ti sembra un periodo di evoluzione, come sostiene qualcuno, oppure no? Beh, io direi proprio di sì, nel senso che sono un periodo come questo non l'ho mai visto in vita mia, sia dal punto di vista appunto sociale, come dicevi tu, dal punto di vista geopolitico stanno succedendo delle cose pazzesche che naturalmente passano sotto il radar dei media, perché non si parla di quello che sta succedendo in alcuni posti del mondo, se ne parla in maniera distorta. Mi riferisco per esempio alla questione della Siria, dove è un miracolo che ancora non sia successo l'irreparabile, perché sembra che qualcuno le stia provando veramente di tutte per far scoppiare un conflitto. E tra l'altro proprio mi pare di capire anche che, visto che lì proprio, nonostante tutti i tentativi che siano stati fatti dagli Stati Uniti, da Israele e dai paesi allineati, non sono riusciti a trascinare, come forse avrebbero voluto, la Russia in una guerra. Lì se scoppia la scintilla, cioè nonostante per esempio anche il recente abbattimento dell'Ilyushin 20, non so se avete sentito, insomma, sì, quell'aereo da sorveglianza che è stato abbattuto per errore dalla stessa contraerea siriana, dopo che durante un attacco di F-16 israeliani, questi F-16 si sono nascosti all'ombra di questo grosso aereo che è stato appunto abbattuto. Lì, i russi naturalmente hanno protestato in maniera molto vivace con le forze armate israeliane, col governo israeliano, e alla fine questa ennesima scemenza che cosa ha procurato? Ha fatto sì che una decisione che era stata proprio dietro pressioni americane e israeliane di non fornire al governo siriano delle batterie antiaeree S-300 piuttosto avanzate, adesso con i russi hanno acconsentito a integrare, cioè a aggiornare le difese aeree siriane con questo nuovo sistema, il che in realtà crea più problemi che altro, perché naturalmente gli israeliani hanno subito cominciato a fare di nuovo i bulli, dicendo: ah, noi attacchiamo quando vogliamo, come vogliamo, gli S-300 li tireremo giù dalle spese. E la situazione è molto tesa, perché adesso gli israeliani pensano di utilizzare gli F-35, che, detto tra noi, non so chi ci ascolta cosa sa della questione dell'F-35, cioè quell'aereo che tra l'altro stiamo comprando a prezzi esorbitanti anche noi come forze armate italiane. L'F-35 che costa è stato giustamente definito il progetto militare più costoso della storia moderna, è un autentico bidone, e nel senso che avrà anche delle caratteristiche di invisibilità ai radar, tutte da verificare, tutte da discutere, ma per il resto è un, adesso non mi dilungo sulle caratteristiche tecniche dell'aereo in sé. Però gli israeliani, invece, convinti che questo aereo possa fare la differenza, dicono: ah, manderemo gli F-35 a tirar giù dalle spese le batterie di S-300 siriane, col rischio di arrivare all'irreparabile. Quello che voglio dire in sintesi, senza dilungarmi troppo su questo argomento, è che è un autentico miracolo che la Russia abbia mantenuto in tutti questi anni, nonostante appunto l'abbattimento di questo Ilyushin, l'abbattimento del suo Sukhoi 24 da parte dei turchi un paio d'anni fa,
e altri episodi decisamente disdicevoli, ripeto, è un miracolo che la Russia non si sia fatta trascinare sinora in un conflitto e non abbia aderito a queste provocazioni. Ma se fosse per la sua controparte, cioè gli americani in primis e tutti quelli che gli vanno dietro, qua sarebbe già scoppiata la terza guerra mondiale, ragazzi, rendiamocene conto. Quindi, detto questo, ho fatto solo un esempio tra i molti che potrei fare, non so, passiamo ad un altro argomento, il clima. Cioè, io non so cosa ne pensate voi, ma io non ho mai visto un clima come quello degli ultimi tempi, accompagnato per esempio a una quantità di terremoti. Nessuno ci fa caso, ma avete notato quanti terremoti, dal punto di vista statistico, quanti terremoti importanti sono avvenuti solo quest'anno, soprattutto nell'anello di fuoco? Questi sono tutti indici di qualcosa di grosso che sta per succedere, secondo me, la mia modesta opinione, naturalmente. Poi, possiamo... Qualcosa di grosso nel senso di qualche catastrofe? Ma, diciamo, da un certo punto di vista potremmo vederla così, da un altro punto di vista potremmo vederla come un... diciamo, è chiaro che si potrebbe manifestare come catastrofe, però, visto che prima parlavamo di evoluzione, di cambiamento, in molti, e io sono fra questi, ritengono che siamo arrivati al momento del grande cambiamento. Mi riferisco, cioè, adesso da notizie quasi da gossip, come, non so, qualche settimana fa era comparso su tutti i giornali l'annuncio che in Israele era nato un vitello rosso che, secondo le loro profezie, i loro rabbini, l'indice quando sarebbe nato questo vitello rosso sarebbe stata l'approssimarsi della fine del mondo. Oggi leggevo una notizia che sono stati visti e fotografati dei pesci nel Mar Morto. Il Mar Morto, vi ricordo che è una depressione, è 400 metri sotto il livello del mare ed è lo specchio d'acqua più salato del mondo, tant'è che vendono anche i sali del Mar Morto nelle beauty farm e cose del genere. E anche questo, secondo alcune profezie, come credo fosse Geremia, ma potrei anche sbagliarmi, affermano che quando i pesci sarebbero tornati nel Mar Morto, quello sarebbe stato l'inizio di un nuovo ciclo, o comunque è chiaro che un nuovo ciclo parte da un altro che finisce, giusto? E io queste notizie le avrei prese, come faccio sempre, con le pinze lunghe, non 2 metri ma 2 chilometri, se non fosse che proprio sull'ultimo numero della rivista che mi pregio di dirigere ormai da parecchi anni, cioè Nexus, abbiamo pubblicato un articolo, l'abbiamo pubblicato in una rubrica che si chiama Twilight Zone, cioè vale a dire le notizie riportate in questa rubrica sono notizie di confine, a volte lo passano anche, però insomma è da un po' di mesi che sia nell'editoriale di Duncan, cioè l'editore australiano, che poi in questo articolo si è approfondito il fatto che in Australia gli aborigeni, che ricordo sono una delle popolazioni più antiche del mondo, anzi una delle culture, perché è una vera e propria cultura che ha vissuto per tempi immemorabili, sopravvivendo a catastrofi che hanno spazzato via altre aree del pianeta in tempi remoti. E, insomma, gli anziani aborigeni hanno cominciato a diffondere la notizia che una delle loro tradizioni più orali, più antiche, più vecchie, sembra giunta, i segni dicono che sembra giunta a compimento, e questa profezia viene definita la fine dei giorni. Ora, questa fine dei giorni non va vista necessariamente come qualcosa di negativo, così come l'abbiamo visto nel 2012, no? C'era mezzo pianeta che aspettava la fine del mondo profetizzata dai Maya, che in realtà non avevano mai profetizzato nulla, era semplicemente finito un loro calendario e ne è ripartito un altro. Il loro calendario è un calendario ciclico basato mi pare sulla precessione degli equinozi. E quindi
abbiamo avuto un esempio del fatto che quello che il bruco, diciamo, parafrasando, possiamo dire quello che il bruco vede come la fine del mondo, la farfalla la vede come una nuova vita, no? La nascita di una nuova vita. Insomma, senza dilungarmi troppo, cosa dicono queste profezie degli aborigeni? Dicono che appunto siamo arrivati a questa fine dei giorni e che questo implica anche la nascita di una nuova umanità. Vuoi che prosegua con questa vai, disa- vai, vai, no, ci piace molto. No, dopo le facciamo. Tu prosegui in questa tua analisi, sì, interessantissima. Diciamo che l'ho trovata molto interessante perché io qualche anno fa avevo realizzato una presentazione, una conferenza, insomma, avevo preparato una mia conferenza che era intitolata A cavallo tra i mondi, aperta parentesi, con le redini in mano, chiusa parentesi. E praticamente esponevo la tesi di molte persone, persone anche piuttosto titolate dal punto di vista scientifico, diciamo, cercavo di coniugare profezie con dati scientifici o presunti tali, che indicavano come, e questo corrisponde anche alle visioni di molte persone degli ultimi anni, una delle quali ci ho parlato non più di qualche giorno fa, sono rimasto sbalordito nel sentire da questa persona la descrizione di una cosa che avevo, che era l'oggetto della mia presentazione, insomma. E insomma, praticamente è come se provate a immaginare una cellula che si divide in due, secondo queste tesi la Terra si starebbe sdoppiando, cioè si starebbe sdoppiando in due Terre, una che rimane, diciamo così, sul piano denso, della, proprio il denso, denso pesante intendo, e un'altra più leggera che invece praticamente sarebbe destinata ad accogliere quella parte di umanità pronta a questo salto evolutivo, quella parte di umanità che non accetta supinamente tutto il permettetemi di dirlo, lo schifo che sta succedendo sotto dal punto di vista finanziario, sociale, ambientale, e chi più ne ha più ne metta, e praticamente insomma qualcuno ha avuto più di qualcuno ha avuto questa visione della Terra che si separa in due Terre distinte, una che rimane su un piano e una che passa su un altro piano, e questo tra l'altro mi ha fatto ripensare a un grande ricercatore, un ottimo amico che è il ricercatore, uno dei maggiori, diciamo così, più titolati ricercatori sul fenomeno dei cerchi nel grano, mi riferisco a Michael Glickman, che quando lo conobbi andando in Inghilterra ancora nel 2003 o 2003, così chiacchierando mentre lo intervistavo così proprio in mezzo a un cerchio appena formato da pochi giorni, un bellissimo, una cosa fantastica, si sbottò con questa esclamazione che mi rimase proprio impressa nella mente, disse: le dimensioni si stanno interpenetrando. E quindi nella mia esposizione di qualche anno fa, appunto, avevo questa, quando parlavo a cavallo tra i mondi, intendevo che in quel periodo, probabilmente anche adesso, ci troviamo, non so se avete presente la figura, diciamo così, relativa alla vesica Piscis, è un simbolo, diciamo così, molto conosciuto fra chi si occupa di geometria sacra, ecco, non mi veniva la parola. La vesica Piscis, immaginate, due cerchi che si interpenetrano e l'ovale che si ricava tra i due cerchi che si interpenetrano, quella è la vesica Piscis, così viene definita. E secondo me è un'ottima raffigurazione del momento in cui ci troviamo, cioè ci troviamo proprio nel mezzo, nella terra di mezzo, chiamiamola così, in un momento in cui non siamo né di qua né di là, ed è per quello che è importante mantenere i nervi saldi e, come dicevo, le redini in mano. Hai citato i cerchi del grano, mi hai fatto venire così la curiosità di chiederti qual è secondo te la possibile spiegazione di questo fenomeno, che soprattutto molti anni fa, no, aveva creato molta curiosità, poi magari
solo i più esperti sanno se la casistica è continuata a ripetere o si è digradata. Comunque sia, qual è secondo te l'interpretazione più attendibile di quel fenomeno? Allora, io continuo a seguire l'andamento del fenomeno. Quello che ho notato negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2012-2013, e questa è una mia personalissima opinione, non è un'opinione il fatto che il numero dei ciechi del grano sia calato drasticamente rispetto agli anni d'oro, soprattutto in Gran Bretagna, in Inghilterra, dove nel sud dell'Inghilterra, nel Wiltshire, nelle contee dove era. Negli anni d'oro ne apparivano a decine, adesso insomma, se andiamo a vedere le formazioni che sono apparse appunto negli ultimi anni, sono poche e per di più, e questa è la mia opinione, molte di queste formazioni sono tra virgolette fasulle, non sono, diciamo, sono opera umana, per quanto molto, molto sofisticata, perché insomma ci sono persone che sono anche state, c'è qualcuno che ha pagato addirittura queste persone per andare, per sviluppare. Per andare ad allenarsi nei campi in Nuova Zelanda, tanto per dire, insomma, qualcuno fa comodo mantenere in piedi l'idea dei cerchi nel grano, salvo poi quando fa comodo dire che sono prodotti dall'uomo, sono com'è che viene land art, quindi artisti della terra, chiamiamoli così. Detto questo, non sto dicendo che tutti i cerchi comparsi negli ultimi anni siano dei falsi, dico solo che la maggior parte, secondo me, non presentano la simmetria, la perfezione e le caratteristiche fisiche, ma su quelle non ho indagato più di tanto, che invece erano pertinenti ai veri cerchi nel grano, che erano veramente delle cose sbalorditive. C'è stato oltretutto, non so se i nostri ascoltatori sono a conoscenza di questo, visto che mi chiedevi qual è Sì. l'origine dei cerchi nel grano, sono state formulate moltissime ipotesi sulla genesi di questo fenomeno. Io, per quel che posso dire in base alla mia esperienza, rimango a quello che è stato anche esposto in un articolo scientifico pubblicato, da una rivista che si occupava di botanica. Da un fisico olandese che si chiama Helgo Haseloff, se non ricordo male, e che ho avuto anche l'onore e il piacere di conoscere, e lui pubblicò questo articolo scientifico in cui dimostrava, dati alla mano, che queste formazioni vengono create da delle sfere di luce che emettono delle radiazioni elettromagnetiche e del calore, e tramite questo singolare processo compongono le figure che abbiamo visto in innumerevoli fotografie, parlo naturalmente di quelli autentici. Tesi corroborata da un famoso video che mezzo mondo ha troppo frettolosamente, secondo me, etichettato come falso, che mostrava un bellissimo cerchio mentre si formava mi pare che fosse Barbary Castle, ma potrei anche sbagliarmi perché adesso insomma, è passato un bel po' di tempo. Comunque, questo filmato che potete trovare in rete, insomma, è piuttosto famoso. Si vedono appunto delle sfere, queste sfere di luce che entrano in questo campo, ne arrivano due o tre, fanno un giro e compongono una parte del cerchio, escono da una parte, ne arrivano altre due o tre che finiscono di completare il cerchio, il tutto in pochissimi secondi, non più di 6-7 secondi, non credo di più. Quindi a qualcuno fa comodo etichettare questo come falso, ma in base alle informazioni che ho raccolto, questo non è assolutamente possibile. Per quali motivi? Primo, se non ricordo male, quella formazione è stata realizzata nel 1994 o 96 o 94, ma propendo per il 94. Ora, nel 94 le tecniche di manipolazione dell'immagine, tecniche digitali per creare quelli che adesso vengono comunemente chiamati fake, che comunque sono tecnologie che chiunque può acquisire a poco prezzo e installare sul proprio computer per fare, non dico qualunque cosa, ma quasi, o comunque fare, eseguire creare delle immagini, dei filmati abbastanza convincenti, ma che comunque rimangono dei falsi. Nel 94 era ancora allo stato embrionale, ma soprattutto, ripeto, in base a informazioni che ho raccolto sul campo di grano, appunto,
La storia della formazione di quel cerchio è particolarmente singolare, perché il tizio che ha fatto quella ripresa si era postato, io sono stato proprio su quella collina, c'è una collina che si affaccia su questo campo, lui non so per quale motivo è andato ad appostarsi tutta la notte su quella collina, perché ipotizzava che il campo sotto potesse essere un posto dove avrebbe potuto formarsi un cerchio, e non so se è stata un'intuizione o una premonizione o cosa. Fatto sta che all'alba, tra le 5 e le 6, era estate, doveva essere luglio, se non sbaglio, giugno luglio, è stato, diciamo così, ha notato che stava per succedere qualcosa, ha preso la telecamera, che tra l'altro non è partita subito perché si era un po' intasata, si era un po', aveva preso l'umidità della notte, no? Quindi era un attimo, comunque, insomma, alla fine è riuscita ad avviarla proprio nel momento in cui arrivavano queste sfere di luce e hanno fatto la ripresa che molti hanno visto e che ha affascinato molte persone, ma tante più le ha portate, erano talmente incredibili quelle immagini che, ripeto, è stato da molti etichettato in maniera frettolosa come un falso. E quindi che cosa ha fatto? Erano circa le 5, le 6 del mattino, verso le 10 del mattino lui si è recato al pub, al tipico ritrovo che a quell'epoca era il ritrovo di tutti gli appassionati del fenomeno, non mi ricordo il nome del pub, che si trova comunque da lì, si saranno almeno 30 chilometri direi a spanne. Quindi il tempo per arrivare là, insomma, in 4 ore, come avrebbe potuto falsificare un cerchio che il giorno prima comunque non c'era e il giorno dopo effettivamente c'era? Cioè, come avrebbe potuto in meno di 4 ore, di fatto, creare un falso di quel genere lì? E la cosa ancora più pazzesca, che pochissimi conoscono, è che questo personaggio è stato mezz'ora a girare nel pub con la telecamera in mano, a mostrare a tutti quello che aveva ripreso col viewfinder, no? Attraverso il viewfinder, guarda, guarda cosa ho ripreso stanotte, cioè stamattina. E provate a pensare, uno dei documenti più importanti nella ricerca del fenomeno, un filmato così unico al mondo, o comunque uno dei più, sì, il più significativo a mio modo di vedere, provate a immaginare se si fosse inceppato il nastro, se si fosse rotto, eccetera, eccetera, avremmo perso un patrimonio inestimabile di documentazione del fenomeno soltanto perché lui era lì che la mostrava in giro. Comunque, alla fine, se no, il nastro, il filmato è stato divulgato, di quella persona è letteralmente sparita, non si è saputo più niente. E questo è quanto. Ma poi ci sono altri motivi per affermare che il fenomeno è genuino. Non so, cito l'episodio della spirale logaritmica che è comparsa vicino a Stonehenge nel, credo fosse il 91, lì c'è la testimonianza firmata o comunque la testimonianza diretta di un pilota, di uno di quei piloti. Ci sono molti voli turistici che portano i turisti a vedere dall'alto Stonehenge, i cerchi i megaliti di, non mi ricordo la località, insomma ci sono varie località, il cavallino, c'è un cavallino scolpito nel gesso, cioè in una collina lì vicino, insomma ci sono delle cose molto belle da apprezzare dall'alto, e lì naturalmente organizzano questi voli turistici. Insomma, c'è questo pilota che è partito, mi pare, intorno alle 16 dal suo aeroporto, dopo circa 15-20 minuti di volo, credo, è passato sopra Stonehenge, ha visto benissimo che non c'era proprio niente, non c'era nulla a Stonehenge, vedeva i turisti che giravano le cerchie di pietra, ha proseguito nel suo volo. Tornando indietro non più di, credo, mezz'ora dopo, 20 minuti o mezz'ora dopo, lui dall'alto ha visto con i suoi occhi la formazione in un campo vicino a Stonehenge, una formazione tra l'altro strabiliante dal punto di vista, diciamo così, geometrico. E quindi come si spiega? Cioè, qualcuno è andato lì in pieno giorno e in 20 minuti, mezz'ora è riuscito a realizzare una cosa del genere, con vicini turisti che stavano visitando Stonehenge che non hanno visto nulla? Quindi questo
a beneficio dell'idea che il fenomeno è assolutamente genuino, ma poi, ripeto, ci sono delle formazioni, mi viene in mente quella chiamata The Basket del 1999, cercatela in rete se vi va, che è una formazione che tra l'altro è rimasta lì soltanto per 3 ore, perché il contadino dopo 3 ore ha tagliato il campo, e quindi se non ci fosse stata la fortuna che proprio di lì passava un fotografo con l'aereo che ha scattato 2 o 3 foto, avremmo perso una delle formazioni meno conosciute ma assolutamente più straordinarie, in cui si vede non solo il grano piegato ma il grano intrecciato, per quello l'hanno chiamato the basket, che vuol dire il cesto, come un cesto di vimini, no? C'era il grano intrecciato. Spiegatemi voi come si può realizzare meccanicamente una cosa del genere. E in ogni caso, e qui concludo la questione dei cerchi nel grano, molti studi, molti ricercatori hanno evidenziato il fatto, un fatto importantissimo, che laddove le formazioni false sono fatte piegando meccanicamente il grano, quindi con delle tavole o altri artifici, e il grano viene proprio schiacciato, quindi una volta schiacciato difficilmente cresce ancora, le formazioni autentiche è stato riscontrato che sono state sottoposte a una forte esposizione termica, che ha fatto scoppiare i nodi. Ci sono dei nodi lungo lo stelo, no? I nodi praticamente esplodevano per il contenuto liquido, la clorofilla che veniva espansa dal calore, quindi praticamente le piante venivano piegate come a 90 gradi, cioè il nodo faceva come da perno, quindi le piante crescevano verso l'alto, dove c'era il nodo poi si spostavano, a seconda poi di come venivano indirizzate da queste energie, da queste sfere, a 90 gradi, però non veniva rovinato, continuava a crescere fino a mietitura. Quindi pensate alla lungimiranza dei fautori di questo fenomeno, che hanno prodotto delle vere opere d'arte senza peraltro danneggiare in alcun modo o in modo irreparabile le piante coinvolte nella creazione di questi disegni straordinari. E aggiungo un'ultima notazione, visto che fa parte della mia esperienza personale. Io mi trovavo lì con un noto ricercatore che all'epoca risiedeva in Italia, anche se di origine croata, si chiama Nicola Duper, che era equipaggiato con ottime telecamere professionali. Insomma, io ero lì che giravo in un cerchio, lui aveva installato su un piedistallo la telecamera sopra un campo dove c'era un cerchio che si era formato nei giorni precedenti. Aveva avviato la telecamera, io vado da lui e ciao Nick, come butta, cosa fa, cosa stiamo facendo? Insomma, siamo messi a chiacchierare per 2 o 3 minuti senza guardare la telecamera. Ogni tanto buttavamo anche l'occhio al campo, ma non abbiamo visto niente nel campo. Quando siamo tornati in Italia, mi chiama dopo 2 o 3 giorni, mi chiama e fa: oh Tom, vieni qua a vedere, perché è una cosa pazzesca. Insomma, vado nel suo studio, mi mette sulla cassetta che avevamo girato, che aveva girato quel giorno, e mentre noi parlavamo, e ripeto, ogni tanto eravamo davanti al campo, avremmo dovuto accorgersi, non ci siamo accorti di niente, ma la telecamera sì, è apparsa, proprio comparsa una sfera di luce che ha attraversato lentamente il campo, ha fatto una bella curva verso sinistra, nel margine sinistro dell'inquadratura si vedeva un edificio, avevi visto questa sfera che appunto gira verso sinistra, arriva di fronte all'edificio, punta verso la, cioè praticamente scorre lungo il muro dell'edificio, va sul tetto e scompare dietro il tetto. Ora, io ero presente quando è stata fatta questa ripresa, quindi non c'è trucco e non c'è inganno. E con questo direi di aver, insomma, esposto abbastanza bene cosa ne penso, no? Assolutamente. Volevo scivolare dai cerchi del grano, poi dopo semmai torniamo anche sull'attualità, ma volevo scivolare invece sul discorso UFO, sì. Ho visto che tu hai partecipato qualche mese fa a un interessante incontro insieme a Diego Antolini. Lui ha parlato, no, degli episodi di Val Malenco, a cui tra l'altro è dedicata anche la copertina di Nexus. Sì. Tu invece hai affrontato il tema del caso Amicizia, che è un caso, insomma, che ha fatto tanto discutere. Ora non abbiamo tempo ovviamente per parlare, però se magari in qualche minuto
ci puoi dire, ecco, quello che secondo te è stato quel caso e come si relaziona appunto col fenomeno UFO? Beh, come si relaziona? Ci sono le foto divulgate da alcuni testimoni importanti di quel caso, tra cui appunto il giornalista, come si chiamava? Adesso mi verrà in mente, che è uno dei testimoni chiave di questo caso. Insomma, il caso è autentico, ma ho visto che recentemente sono emerse alcuni articoli, alcune discussioni che stanno, non dico rimettendo in discussione l'autenticità del caso, ma stanno gettando delle ombre su quello che è successo, diciamo così, a partire da alcuni anni in avanti. Che queste controversie riguardano la figura in particolare del diciamo così, del, chiamiamolo il guru della situazione, cioè Samma Ciccia si chiamava. Ora, Samma Ciccia non è più qua fra noi da molto tempo e non può difendersi, quindi non so. L'autore del libro che abbiamo pubblicato, cioè Contattismi di massa, Stefano Breccia, anche lui è scomparso da qualche anno. E, cosa posso dire? Sull'autenticità del caso ho ben pochi dubbi, perché ho parlato con alcuni testimoni e insomma ho sentito dalla viva voce come sono andate certe cose. Insomma, non ho motivo di credere che quelle persone mi stessero mentendo. E rimane comunque un caso assolutamente straordinario appunto per la quantità di persone coinvolte in questi rapporti con esseri provenienti da altrove, presumibilmente. Quindi sull'autenticità del caso ho ben poco da aggiungere a quello che si può leggere nel libro, o meglio nei libri che ne parlano, e cioè appunto Contattismi di massa e Noi e loro di Paolo Di Girolamo, che tra l'altro a margine è stato anche lui marginalmente un testimone di questo di questi eventi. Quindi cosa posso dire? Niente, queste persone sono tra noi, resta da capire da dove vengono veramente, ma loro affermano appunto di provenire da altri sistemi stellari. Io non ho alcun motivo per mettere in dubbio queste affermazioni, però siccome sono sempre molto prudente nelle mie valutazioni, ho preso anche in considerazione l'ipotesi che invece almeno alcuni di loro, però non so se è così, è solo un'ipotesi di lavoro, che magari alcuni di loro, anziché da fuori, potessero provenire da dentro, cioè da sotto, cioè da quelle, insomma, chi segue un po' questa fenomenologia sa che si presume che sotto di noi, sotto il mondo di fuori dove stiamo noi, esistono altre località. Mi riferisco all'ipotesi della Terra Cava, che dove appunto risiederebbero civiltà che vivrebbero là sotto da un bel po' di tempo fa, e anche probabilmente da prima dell'ultimo evento catastrofico. Mi riferisco al diluvio di cui parla, il famoso diluvio universale, che se ne dica, l'evento c'è stato, non c'è alcun dubbio. Insomma, almeno per quanto mi riguarda, ho pochi dubbi al riguardo del fatto che un evento catastrofico che ha quasi spazzato via l'umanità presente sulla Terra allora, si sia effettivamente verificato, e anzi, essendo un fenomeno ciclico, non escludo che sia prossimo a ripetersi, anche se non so quando. E niente, cos'altro posso aggiungere? Volevo chiederti sul fenomeno UFO in generale, i casi di avvistamento sono secondo te in diminuzione? Se ne parla meno, cioè mi sembra che rispetto al passato ci sia meno attenzione, non so, oppure è sempre uguale. Secondo me l'attenzione c'è ancora, diciamo che i media ne parlano soltanto quando sono proprio obbligati a farlo, ma non mi sembra affatto che il fenomeno sia in diminuzione, al contrario. Io negli ultimi anni ho visto che il fenomeno è vivo e vegeto e lotta insieme a noi, come diceva qualcuno.
Adesso passatemi la battuta, ma insomma, basti, visto che hai citato la Valmalenco, io sono rimasto veramente basito, ma cioè voi non avete idea di che cosa sta succedendo lì da alcuni anni, delle cose che sono veramente oltre ogni immaginazione. Ripeto, sto parlando di cose che in parte ho visto e vissuto di persona, in parte ho acquisito come documentazione. E comunque i media locali, in particolare un giornale lì periodicamente scrive di quello che succede, lo fa in maniera obiettiva, racconta i fatti che succedono, che sono successi. E nell'articolo che ho scritto appunto su Nexus, intanto ho evidenziato, non so se hai avuto modo di vederlo, io ho dedicato la copertina, ma nell'articolo evidenziavo appunto l'attenzione che quello che sta succedendo in Val Malenco, l'attenzione che con cui viene, diciamo così, monitorato, per usare un eufemismo, dalle autorità militari. Cioè, lì molto spesso arrivano dei caccia di varie nazionalità, svizzeri, italiani, probabilmente anche americani, anzi, no, probabilmente sicuramente americani, adesso vi spiegherò perché, che vanno a caccia di questi oggetti volanti non identificati, tra l'altro seminando lo scompiglio, perché in alcune occasioni per cercare di stargli dietro alcuni caccia hanno evidentemente esagerato con la velocità, infrangendo il muro del suono e creando dei boati che hanno spaventato. Insomma, sono stati sentiti per decine e decine di chilometri, allarmando la popolazione, che poi non ha naturalmente. Con una motivazione anche ridicola che è Sì, stata ma cioè data. le mine nelle cave, ma chi volete prendere in giro? Ma per favore, insomma, dai, cioè, ho capito che sono montanari, ma non sono mica stupidi, ma proprio per niente, anzi, devo dire che. Proprio il fatto di avere una mentalità. Adesso sto parlando dei montanari, proprio quelli più anziani che vivono proprio in aree isolate della Val Malenco, che hanno avuto modo di incontrare di persona, di vedere, di incontrare delle entità che si aggirano da quelle parti, che sono state anche fotografate, e comunque ci occuperemo come rivista anche di questo nel prossimo futuro. Abbiamo una marea di materiale assolutamente straordinario. Ma parlando così, facendo le mie ricerche laggiù, mi sono accorto che molte di queste persone sono talmente avulse da qualunque sovrastruttura mentale che, incontrando queste entità, non stanno lì non prendono paura come fossero di fronte agli alieni che hanno invaso, cioè non vi ah, capperi o gli alieni in giardino. No, cioè c'è dal Montanaro che scusate se rido, ma è una cosa fantastica sotto certi punti di vista. Dal Montanaro che a un certo punto si stufa di vederli nel suo giardino affacciarsi dalla finestra mentre lui magari è lì dentro casa che sta cucinando, allora prende il forcone o la scopa e gli corre dietro come fossero dei ragazzini. Venite qua! Alla anziana che addirittura, questa è una testimonianza pazzesca, che addirittura era talmente. Cioè, gli facevano talmente dolcezza che voleva addirittura abbracciarne uno, eh? Cioè, prima gli ha fatto un saluto, cioè ciao, e questo ha risposto ciao, no? Con un gesto. Poi era talmente così, gli piaceva tanto questo esserino che voleva abbracciarlo, ma, e questo qua è scappato, insomma. Ma insomma, queste sono. Non so se sono riuscito a trasmettere quello che volevo dire con questi episodi, cioè il fatto che siamo noi gente colta che a volte abbiamo un approccio sbagliato nei confronti di questi fenomeni. E comunque, tornando alla questione degli aerei militari, che secondo me è l'aspetto di cui mi sono interessato maggiormente, perché quando 2 anni fa andai a fare una conferenza in una libreria lì di Sondrio, mi vennero mostrate delle foto di questi caccia che già a partire dal 2011-2010 hanno cominciato ogni tanto apparivano lì per cercare di dare la caccia a questi oggetti volanti non identificati. Ho fatto letteralmente un salto dalla sedia quando ho visto una sequenza che tra l'altro è riportata nell'articolo, cioè ho riportato soltanto una foto, ma nell'articolo ho spiegato, ho fatto un salto dalla sedia quando ho visto degli F-22 americani. Nel 2012,
Perché direte voi, hai fatto cosa c'è da fare un salto sulla sedia solo perché hai visto degli F-22 che, per chi non lo sapesse, sono la punta di diamante, sono i caccia stealth, la punta di diamante della, diciamo così, della difesa aerea statunitense. Sono stati prodotti, non sono stati prodotti perché quello è un progetto mezzo fallito, ma comunque molto meno dell'F-35. Comunque sono caccia molto avanzati, dalle caratteristiche stealth, che però. So per certo che nel 2012, col cavolo che erano non erano mai stati rischierati ufficialmente, dico io, ufficialmente nel teatro europeo, erano sempre rimasti entro i confini statunitensi. Quando ho visto queste foto del 2012, ho fatto letteralmente un salto dalla sedia, perché questo significava soltanto che, nonostante ufficialmente siano stati rischierati in Europa in alcune località nel 2015, quindi 3 anni dopo, come documento nell'articolo. In realtà già nel 2012 sono arrivati di nascosto, probabilmente sono atterrati ad Aviano e sono stati mandati lì per dare la caccia a questi oggetti. Quindi la domanda che mi sono posto nel mio articolo, la domanda è: ma che cosa succede in questa valle da spingere gli americani a portare qua cioè il meglio, la creme della loro tecnologia aeronautica? Cioè, perché? In gran segreto questi si sono sentiti di spostare qua uno squadrone, una squadriglia di F-22 per dare la caccia a questi oggetti. Che cosa c'è qua? Qual è? Perché tutto questo interesse? Perché alla fine poi, ripeto, fanno queste cose alla luce del giorno e la gente li vede. A un certo punto qualcuno, cioè, comincia a farsi anche delle domande, tipo, ma perché questi aerei militari sono sempre qua? Ma cosa ci fanno qua? E la cosa ancora più sbalorditiva è che da un po' di tempo invece compaiono dei triangoli volanti, dei triangoli neri per lo più, anche se adesso ne sono comparsi di altra tipologia. Triangoli volanti neri, velocissimi, quelli che compaiono in copertina, nella copertina della rivista, per chi l'ha vista, anche rima, anche questi oggetti. Secondo me, secondo la mia analisi, sono black project, cioè sono progetti, diciamo, sono velivoli che nemmeno esistono ufficialmente, ok? Non esistono nemmeno ufficialmente, però ci sono perché sono stati visti e fotografati. Hanno delle caratteristiche straordinarie, hanno delle velocità elevatissime, non producono rumore se non in circostanze particolari, al punto che malgrado sono stati avvistati a fatica a causa delle ragioni che ho appena detto, cioè sono talmente veloci che a meno che non rallentino in certe fasi, è praticamente dura vederli e tanto più fotografarli. Nonostante questo, abbiamo avuto la fortuna di acquisire delle foto sbalorditive, splendide, di cui una l'abbiamo riportata in copertina. E quindi a maggior ragione ribadisco la mia domanda: ma che cosa sta succedendo in Val Malenco da spingere i governi o comunque gli enti militari di vari paesi, in particolar modo gli Stati Uniti, ma non è detto che ci siano di mezzo anche altri, qual è il motivo da spingerli a rischiare, a mettere in campo proprio diciamo dei velivoli che ufficialmente nemmeno esistono, ma sono lì. Ecco, quindi se mi chiedevi se il fenomeno UFO è ancora, diciamo Più così, in che altro, auge, e no, come sei in auge? questo cambiamento, no, anche appunto di questi caccia, no, di questi aerei militari che più o meno abbiamo sempre avuto la sensazione che fossero, se non indifferenti, insomma, abbastanza. Esatto, questa era una strategia voluta, cioè da un po' di. È proprio per quello che mi sono stupito io, perché fino a, diciamo così, fino a, diciamo, 15-10 anni fa, diciamo, gli aerei militari raramente andavano dietro a queste cose, cioè, anche se venivano segnalati magari dai controllori del traffico aereo o venivano segnalati in altro modo, si guardavano bene dall'andare a dare la caccia a questi oggetti, perché le autorità si rendevano conto che avrebbero fatto più casino che altro. Cioè, se la gente vede i caccia che vanno dietro o altri velivoli che vanno dietro a questi oggetti, la gente, insomma, non è stupida, potrebbe allarmarsi. Quindi la strategia era, hai capito,
fate finta di niente, ignorateli, tanto loro non sono apparentemente una minaccia e quindi non occorre dargli dietro, tanto quello che le, diciamo così, i più alti gradi dei governi diciamo, conoscono molto bene qual è la realtà delle cose, qual è cosa c'è dietro il fenomeno UFO, chiamiamolo così. Quindi ribadisco, sta succedendo qualche cosa, è qualcosa di grosso, perché altrimenti non mi spiego perché creare più casino che altro facendo queste, cercando di intercettare in maniera futile peraltro, perché la tecnologia degli altri, cioè da quello che ho potuto sentire, vedere e documentare, è comunque inarrivabile. Quindi non riesco a capire qual è lo scopo, cosa sperano di ottenere i militari con questo genere di operazioni. Non lo so. Però, ripeto, il fenomeno, come dicevo prima, è vivo e vegeto, è come. E niente, dimmi tu cosa vuoi che... Volevo, visto che parliamo di aerei, non possiamo non dire due parole anche su un altro fenomeno che ci inquieta da anni. Ah, sì. Che è già capito. Non, ecco, un fenomeno che qui, questo lo vediamo quotidianamente. Sì, io penso di essere stato il primo. Sì. La nostra rivista è stata, esatto, la prima, infatti, io, ecco, guarda, studiavo all'università e una volta, credo la prima volta che ne ho sentito parlare, quando nella libreria Feltrinelli, quando ancora la libreria Feltrinelli tenevano le riviste, perché poi almeno lì, ma credo anche in altre, no, poi sono sparite, per la prima volta aprì Nexus e rimasi, ecco, sconvolto da quello che lessi, perché all'epoca insomma ero molto così distaccato, cioè non conoscevo proprio tanti argomenti. Beh, ma prova a immaginare come ci sono rimasto io quando, dopo aver pubblicato i primi articoli, uno o due forse, il primo articolo che parlava del fenomeno che accadeva all'epoca praticamente negli Stati Uniti e in Canada, è lì che si è manifestato per primo in maniera massiccia. Puoi immaginare come ci sono rimasto nel 99 quando li ho visti per la prima volta qui in Italia, in Europa, insomma. Sono rimasto veramente basito. E lì ho cominciato appunto a raccogliere dati, documentazioni, a fare conferenze, a cercare di, diciamo, sensibilizzare l'opinione pubblica intorno a quello che stava succedendo. Naturalmente sì, c'era chi era ben disposto ad ascoltare questi messaggi, ma non di meno nel contempo sono emersi anche i cosiddetti negatori, gli scettici che hanno accusato me e tutti quelli che poi si sono occupati altrettanto del fenomeno, insomma, no, i complottisti, i visionari, eccetera, eccetera. Adesso ricordo, adesso ho perso il conto di quante interrogazioni parlamentari comunque ci siano state a partire dal 2000 in avanti intorno a questa fenomenologia, senza peraltro mai ricevere delle risposte, o rimanevano inascoltate queste interrogazioni parlamentari, o ricevevano delle risposte che dire ridicolo è ancora un eufemismo. E non di meno alcuni politici più sensibili e più onesti di altri, che hanno avuto il coraggio di esaminare la documentazione proposta da me o da altri e di preparare un'interrogazione parlamentare, sono, chissà come mai, sono letteralmente spariti dalla scena politica. Chissà come mai. Le autorità hanno comunque sempre negato il fenomeno. Nel contempo io comunque le documentazioni che mi filtravano anche da canali, diciamo così, istituzionali, ma che non potevano esporsi in prima persona, mi confermavano in modo assolutamente inequivocabile che il fenomeno era reale e anche potenzialmente pericoloso. Mi riferisco soprattutto all'inquinamento da alluminio, cioè questo alluminio che ormai da quant'è? Siamo nel 2018, da quasi una ventina d'anni, se non magari di più anche, viene irrorato da questi aerei che all'inizio erano militari, adesso non usano quasi più gli aerei militari, usano quelli civili, sia chiaro questo. Non so
quante compagnie non aderiscano a questo programma. Insomma, queste irrorazioni di alluminio, e faccio notare per esempio, guarda caso, se queste cose non esistono, come mai la Monsanto ha brevettato un mais geneticamente modificato per resistere all'alluminio? Chiedo, come mai? Come se lo sono inventato? Poi appunto c'è il bario, che è un altro componente piuttosto gettonato, e altre sostanze poco piacevoli, si parla anche di stronzio, che mi sembra un particolarmente... un nome, diciamo, attinente. Molto attinente. E comunque negli ultimi mesi è saltato fuori, tra l'altro ho postato sul mio profilo Facebook proprio stasera un'intervista a questo personaggio che si chiama Stefano, mi sfugge il cognome, ma comunque lo potete trovare, è un addetto aeroportuale, un addetto quando gli aerei arrivano in piazzola che devono essere in qualche modo, bisogna caricare i bagagli o cose del genere, insomma era un addetto alle operazioni a terra nell'aeroporto di, se non sbaglio, Malpensa, che saltò fuori ancora poco meno di un anno fa con le sue prime dichiarazioni. Lui testimoniava il fatto che questa cosa è vera, lui non quando aveva sentito della questione delle cosiddette scie chimiche, io le chiamo operazioni di geoingegneria clandestina, che mi piace di più, più come Marciano, quindi. Più o meno. Sì, più o meno. Lui, visto che era nel posto più adatto per verificare di persona la veridicità o la falsità delle affermazioni di certi ricercatori, quali posso essere io o Marciano o chiunque altro, essendo proprio nel posto ideale per poter fare delle verifiche, ha fatto le sue verifiche e ha scoperto di tutto e di più. Di tutto e di più, cioè ha raccolto anche proprio di persona da uno degli aerei in piazzola, ha raccolto vari campioni di questo liquido che usciva da dove non doveva uscire, l'ha portato ad analizzare e le analisi hanno mostrato quello che si va dicendo da anni, hanno evidenziato, a parte il solito stronzio, ma vabbè, a parte gli scherzi, ha evidenziato appunto un alto contenuto di bario, contenuto di alluminio, insomma un po' tutte le sostanze che sono note da anni, ma che quindi l'ipotesi che esiste esiste la prova definitiva, insomma, che cosa volete di più? Abbiamo una persona che ci ha messo la faccia, la reputazione, che tra l'altro in base alle ultime informazioni gli è arrivata anche una lettera di licenziamento, casualmente proprio nei giorni in cui lui andava a ritirare dal laboratorio dove aveva portato i risultati dell'analisi di quei liquidi, ha spiegato in maniera molto dettagliata con anche una notevole competenza tecnica, come secondo lui vengono irrorate queste sostanze, dove vengono stipate, ha spiegato le anomalie, per esempio il weight and balance è un argomento che mi ha molto affascinato, perché è una cosa che ho studiato anch'io quando facevo il brevetto. Il weight and balance praticamente è la distribuzione dei pesi per mantenere il baricentro del velivolo nel posto giusto, perché se sposti il baricentro il velivolo diventa instabile e tu finisci per terra. Quindi il weight and balance è un'operazione che per le linee aeree viene effettuata da tecnici specializzati che distribuiscono i bagagli e altre cose come l'acqua di bordo, l'acqua per i rubinetti di bordo e altre cose, le distribuiscono in una certa maniera. E quello che lui ha notato è che negli ultimi anni, ha detto... citato proprio un episodio in cui lui ha litigato di brutto con una squadra di questi addetti che voleva a tutti i costi caricare un numero spropositato di bagagli tutti nel vano anteriore dell'aereo, e lui ha detto no, intanto non ci stanno e poi non si può fare così, cioè come a dire il vano dietro che avrebbe dovuto essere, che normalmente veniva adibito anche quello al carico bagagli, era pieno, quindi di che cosa, visto che i bagagli li volevano mettere praticamente tutti davanti, insomma è venuta fuori una litigata che non vi dico,
E questo è stato uno dei motivi per cui si è insospettito. Poi nell'intervista che gli hanno fatto, e comunque anche nei video che lui ha messo in rete Enrico in questi Giannini dovrebbe 8. essere, no? Sì, esatto, proprio lui, Enrico Giannini, non Stefano, Enrico Giannini. Ha spiegato molto bene una serie di episodi per cui, insomma, di fronte a una persona come lui che ci mette la faccia e racconta con dettagli tecnici molto precisi e puntuali quello che ha scoperto, la domanda è: ma perché le autorità, ammesso che esistano ancora o che facciano quello che dovrebbero fare, non si interessano, non intervengono direttamente, visto che questi aerei, stiamo parlando della maggior parte degli aerei di linea che vediamo attraversare i nostri cieli, sono ormai modificati per irrorare queste schifezze sopra di noi? Cosa c'è in ballo dietro? Cioè cosa... Perché lo fanno anche là, cioè il vero motivo. Vallo a sapere, cioè le ipotesi sono tante, naturalmente, diciamo così, le autorità preferiscono far filtrare, perché non lo ammettono, ancora non lo hanno ammesso ufficialmente, anche se mi pare che negli Stati Uniti ci sia stata al Senato una missione semi-ufficiale o ufficiale della realtà del fenomeno, ma dovrei verificare. Cioè, di fatto le autorità fanno filtrare l'idea, cioè l'idea, fanno filtrare questo messaggio: le scie chimiche non esistono, ma se esistessero sono per combattere il riscaldamento globale. Questo è quello, il messaggio che filtra. Non esistono, ma se esistessero sono per il vostro bene. Ora, io non credo affatto a questa cosa. Le scie chimiche, insomma, le sostanze, tra l'altro, delle cosiddette scie chimiche, tra le altre cose, sono una delle caratteristiche che hanno, essendo particolato metallico, sono particolarmente funzionali per operare in perfetta simbiosi con uno dei sistemi, una delle invenzioni più deleterie che siano mai state create, basate sugli studi di Nikola Tesla. Mi sto riferendo agli impianti HARP che inizialmente sono stati sviluppati in Alaska e che adesso sono presenti in numerosi altri paesi e anche installati su certe navi. Non so se sai cos'è il sistema HARP. Sì, ne abbiamo parlato. Sì, ecco, perfetto. Quindi, il sistema HARP è un sistema che utilizza frequenze elettromagnetiche ad alta frequenza, ma non solo, altissima frequenza, ma insomma vari spettri di frequenze. Provate a immaginare quanto più efficiente nelle sue azioni può essere se l'aria in cui agisce è ricca di particolato metallico, che quindi amplifica la trasmissione di elettricità. A conferma del fatto, un altro fenomeno poco conosciuto dai ricercatori che si occupano di questo fenomeno è l'aumento pazzesco che c'è in quelle che vengono definite scientificamente le fulminazioni, in altre parole la quantità di fulmini che si registrano in atmosfera. Insomma, non solo i documenti mostrano che c'è stato negli ultimi 20 anni un aumento esponenziale della quantità di fulmini in occasione appunto di perturbazioni, ma io stesso ho potuto notare in numerose occasioni delle nuvole temporalesche in lontananza, dove c'era una quantità di fulmini spaventosa, cioè incredibile il numero di fulmini che vedevo, proprio uno ogni 2 secondi, 3 al massimo, e per di più non accompagnati da tuoni. È questo che è sconvolgente, cioè che cavolo sta succedendo qui? Fenomeni che però, ripeto, la gente passeggia per strada, in cielo c'è sta roba e non la nota. Se vede questi fenomeni, oh che bello, un temporale, guarda i fulmini, oh che strano, non fanno tuoni. Cioè, voglio dire, la gente è talmente, passami il termine, rincoglionita, e probabilmente rincoglionita anche da queste sostanze che irrorano nei cieli. Io credo proprio che uno degli aspetti meno discussi, ma neanche tanto, e comunque più, secondo me, più realistici, è che queste tecnologie sono proprio multifunzionali, nel senso possono modificare il clima, rincoglioniscono le persone, addirittura si sa che esistono dei brevetti e sicuramente hanno usato queste tecnologie, cioè esiste tutta la letteratura scientifica di underground che dimostra come l'emissione di determinati spettri di frequenza inducano
degli stati, possono praticamente indurre sulle masse degli stati emotivi, cioè depressione, rabbia, o anche cose magari più piacevoli, però in pratica non è da sottovalutare il fatto che le masse, tra l'altro, vengono appunto condizionate a livello emotivo, senza naturalmente che possano minimamente rendersi conto di questo, ma vengono in qualche modo, cioè esistono tecnologie per modificare, diciamo così, gli stati emotivi, gli umori di intere popolazioni. Tra l'altro abbiamo visto i primi esperimenti di queste tecnologie applicate durante la prima guerra del Golfo. Non so se vi ricordate che cosa successe. Nella prima guerra del Golfo, ci sono immagini, se uno va a ripescare le immagini dei telegiornali dell'ora, si vedevano torme di soldati iracheni che uscivano dalle trincee e si arrendevano a chiunque, cioè senza combattere, senza fare niente. Addirittura è famoso l'episodio di un intero battaglione che si è arreso a una coppia di giornalisti. E allora, lì con ogni probabilità, anzi è sicuro, hanno cominciato a sperimentare tramite vettori acustici o di altro tipo, acustici ma non nello spettro udibile naturalmente, o comunque radiofrequenze, la possibilità di indurre, di modificare proprio gli stati emotivi e addirittura il comportamento di intere masse. Quindi è cominciata da molto lontano con questa ricerca e i risultati cominciamo a vederli oggi applicati su di noi, poveri mortali. Credono loro. Ti faccio un'ultima domanda che ci riporta invece ai nostri giorni. Noi il sabato facciamo su YouTube una trasmissione con il tuo amico Massimo Mazzucco. E lui ha espresso insomma il suo pensiero, no, su quanto accaduto a Genova al Ponte Morandi. Lo so. E poi arrivano molti commenti che invece sostengono, no, la teoria della, diciamo, della demolizione. Ecco, tu che idea ti sei fatto? Ovviamente è un'idea in base io a quello. Io ho che... il massimo rispetto per Massimo, che è un carissimo amico, però stavolta secondo me dovrebbe valutare la possibilità che sia successo anche. Secondo me c'è stata una demolizione controllata, perché altrimenti non si spiega il fatto che a tutt'oggi non abbiamo potuto vedere le immagini della telecamera di sorveglianza, non si possono spiegare le molte anomalie che sono state evidenziate da numerosi personaggi, da numerosi ricercatori in rete, condivido alcuni discutibili, altri invece secondo me mi hanno veramente colpito, e soprattutto, mettiamola così, se è stata una demolizione controllata, perché mentre ragionavo su questo io non ho una risposta a questo interrogativo, però mi è venuto in mente una cosa di cui proprio Massimo si è occupato più di chiunque altro, mi riferisco ai crolli delle due torri dell'11 settembre. Nella sua ricerca lui ha evidenziato una cosa molto importante, ovvero sia che quelle torri erano, intanto erano ormai vecchie di 30 anni ed erano state costruite, quando sono state costruite, con tecnologie veramente all'avanguardia, però erano estremamente costose nella gestione, cioè l'impianto di condizionamento o di riscaldamento richiedeva delle quantità di energia spaventosa. Proprio perché all'epoca negli anni erano anni diversi, c'era una sensibilità diversa, oggi siamo in un'epoca in cui sapete benissimo che quando si fanno le valutazioni di una casa c'è la certificazione classe A, classe B, che ne so, dal punto di vista di efficienza energetica, no? Ma appunto queste, oltre ad essere estremamente costose da tenere in funzione, avevano un altro grosso problema che appunto Massimo ha evidenziato meglio di chiunque altro, e cioè l'asbesto, come si chiama, quella sostanza tossica, che l'amianto,
Esatto. Ho usato l'asbesto perché in inglese si usa questo termine, ma intendo dire erano foderate di amianto. Avete idea dei costi, cosa si sarebbe voluto per smantellare l'amianto da 2 torri di qua, altri 400 metri? Cioè, l'amianto da lì avrebbe dovuto sparire o prima o poi. E comunque, amianto o non amianto, ripeto, c'era la questione dell'amianto, la questione della, diciamo così, dell'obsolescenza delle torri e soprattutto del fatto che erano molte, molto costose da operare. Eppure arriva questo Silverstein che appunto ne acquisisce l'affitto e la prima cosa che fa, le affitta praticamente per periodo di 90 anni, che ne so, quanto, non mi ricordo che contratto ha fatto, però per molti anni ad una cifra importante, e la prima cosa che fa è assicurarle tutte e due, e addirittura è riuscito a farsi pagare l'assicurazione, è riuscito a far passare la tesi che le 2 torri erano 2 attentati terroristici. Lui le aveva assicurate contro anche contro attentati terroristici e praticamente è riuscito a farsi rimborsare 2 volte il premio di assicurazione perché è riuscito a far passare la tesi che erano 2 eventi terroristici diversi. Ora, perché mi è venuto in mente comunque il fatto che quelle 2 torri siano state tirate giù e che appunto il buon Lucky Harry, come viene chiamato in gergo, abbia fatto un affare. Insomma, torniamo al Ponte Morandi. Il Ponte Morandi l'avete letto dappertutto, insomma, che in molti dicevano: ah, questo era un ponte, era così decrepito, era pronto a crollare, eccetera, eccetera. E allora, boh, io non so se cioè una demolizione controllata di un ponte che costava molto come manutenzione, cioè almeno per fare una manutenzione adeguata, io non voglio dire niente, però dico che boh, sembra quasi la soluzione ideale per togliere, insomma, per prendere 2 piccioni con una fava, cioè togliersi dalle scatole, diciamo così, una opera costosa e difficoltosa da mantenere in esercizio proprio per la sua presunta obsolescenza, nonostante fosse comunque un ponte che, come insomma, in molti pensano che quel ponte non avrebbe mai potuto crollare, in realtà, come secondo molti altri sembrava quasi che fosse predestinato a crollare, no? Insomma, molte voci autorevoli dicono: no, era un'opera di ingegneria qui contro cavoli e non è assolutamente normale che sia crollata in quel modo. E quindi, come dire, io rimango dell'idea che non sia stato un cedimento strutturale, ma sia stata una demolizione controllata. Non dimentichiamo che la sera prima c'erano dei lavori in corso, in mezzo alla tempesta, in mezzo al temporale, c'erano dei lavori in corso sopra il ponte, come documentati da un video, e quindi si fa presto a dire: ah, ecco, vedete, questo dimostra che sapevano che stava per crollare, addirittura la sera prima sono andati lì per cercare di raffazzonare, di tenere in piedi, cioè, insomma, di fare dei lavori di manutenzione per fare in modo che non crollasse. A me sembra una cosa veramente ridicola. Io credo che invece è possibile, è probabile, dal mio punto di vista, che quei lavori invece fossero proprio quelli atti a installare gli ultimi dispositivi per poi far crollare il ponte il giorno dopo. Anche perché, non dimentichiamo, io non ho mai visto, la magistratura non si è mai degnata di fornire alcuna informazione su chi fossero le persone che stavano facendo quei lavori, che squadre di operai erano, da chi fossero state mandate e che genere di lavori stessero facendo. Voi avete, non so se tu hai letto qualcosa riguardo, io non ho visto No, nulla. io aspettavo anche nella conferenza stampa, ad esempio, che c'è stata di Autostrade, no? Nei giorni Sì. seguenti, mi aspettavo che qualche giornalista lì presente Figurati. facesse questa domanda, ma niente. E poi faccio notare che comunque c'è un nome che è magicamente scomparso dalle cronache, sin dal giorno degli eventi. Io non ho più sentito quel nome, quel cognome, anzi, no?
parlo della famiglia Benetton. Sì. L'avete più sentito voi? No, si mai, parla di autostrade e poco più. Insomma. Autostrada per l'Italia, questo, quello, però la famiglia che sta dietro a questi, insomma, a queste società non è più stata nominata, e questo spiega indirettamente anche perché nessun giornalista abbia mai fatto le domande che meritavano di essere fatte durante la conferenza stampa, no? E questo spiega, credo, dice più di mille discorsi qual è lo stato dell'informazione, o meglio lo stato della disinformazione in questo bellissimo ma sciagurato paese in cui viviamo, perché c'è una situazione proprio a livello di informazione che è sconsolante, scandalosa, non so come definirla, cioè proprio alcuni argomenti non vengono minimamente trattati, oppure quando vengono trattati in maniera distorta, assolutamente distorta, seguendo proprio delle tesi preconfezionate da qualcuno. Mi riferisco, non so, tanto per tornare alla SIA, alla questione, la bufala, loro sono sempre, adesso hanno tirato fuori la questione delle fake news, no? Sembra che il problema siano le fake news, quando di fatto le vere fake news sono proprio i principali media a fornirle, le fake news. Mi riferisco appunto, tornando alla Siria, la questione del gas, Saddam, Assad ha lanciato un attacco di gas sarin contro i ribelli. Che ribelli? Intanto sono veri e propri terroristi che, vabbè, non occorre che vi racconti cosa hanno fatto in questi anni, ma soprattutto come, tra l'altro, non lo dico io, l'ha perfino affermato la giudice Del Ponte, la Svizzera, che lavorava anche per le Nazioni Unite, insomma, l'ha affermato lei, che tra l'altro è tutt'altro che uno stico di santo, ma se perfino lei è arrivata a dire, guardate, che, e mi riferisco ancora all'evento di un anno e mezzo, due fa, quell'attacco di gas non era stato lanciato assolutamente dall'esercito, dalle truppe di Assad, anche perché, come molti di voi ricorderanno, a seguito di un evento ancora precedente in cui ancora una volta lui non c'entrava nulla, insomma, è stato minacciato, i russi gli hanno consigliato, cioè, gli hanno intimato di consegnare tutti gli arsenali chimici di cui disponeva, che sono stati consegnati, e questa cosa è stata proprio monitorata dall'esercito americano. Quindi Assad aveva consegnato tutti i suoi arsenali chimico-batteriologici. Quindi da dove l'ha tirato fuori il gas per fare gli attacchi che abbiamo visto negli anni seguenti? Appunto, c'è stato un attacco, mi riferisco appunto a quello di un anno e mezzo, due fa, se non ricordo male, che la stessa Del Ponte ha detto, guardate che sono stati i ribelli, non sappiamo come abbiano potuto avere queste armi chimiche, ma sono loro che hanno effettuato questo attacco con i gas, e non le truppe di Assad. Poi la cosa si è ripetuta in tempi ancora più recenti, e vi ricorderete che gli americani hanno effettuato un bombardamento, sono andati lì, pim, pum, bam, bombardato, cosa. Cioè praticamente la nostra disinformazione continua a far passare l'idea che Assad gassa la sua popolazione, avrebbe ancora armi chimiche e la determinazione ad usarle, quando provate a immaginare che motivo avrebbe Assad di fare queste cose, proprio per inimicarsi il suo popolo, non credo proprio, anche perché comunque il grado di popolarità, questo naturalmente non lo raccontano i nostri giornali, i nostri telegiornali, i nostri giornalisti, il grado di popolarità di Assad è altissimo, cioè, insomma, la questione, un giorno bisognerà raccontare, e io contribuirò a raccontarlo, e comunque qualcuno lo sta già facendo magnificamente, quello che è veramente successo in Siria e prima cosa è successo in Libia e in altri paesi. Ma insomma, non dimentichiamo che non più di qualche settimana fa i russi avevano cominciato a pubblicare articoli basati su informazioni che provenivano dall'intelligence russa e dagli ambienti militari russi, che avvertivano che i ribelli avevano ricevuto delle forniture di gas, di armi chimiche,
dagli occidentali, non si sa se, esattamente se tramite la Turchia, probabilmente tramite, attraverso la Turchia, ma potrei ricordare male, comunque diciamo dal blocco occidentale, erano stati riforniti di armi chimiche per simulare l'ennesimo attacco di gas, per poi dare la scusa agli americani o a chi per loro di attaccare la Siria. E il fatto che i russi abbiano pubblicato, abbiano alzato la voce intorno a questo con giorni e settimane di anticipo rispetto all'evento previsto, che poi, grazie, penso, proprio a questo martellamento da parte russa, da parte dell'informazione russa, non è, alla fine non c'è stato, grazie a Dio, però insomma questa è la situazione. Dobbiamo ringraziare, ripeto, dobbiamo ringraziare la Santa Madre Russia se ancora non è scoperta la Terza Guerra Mondiale. Ecco. Tom, grazie davvero di essere stato con noi. C'è un messaggio anche di un nostro ascoltatore fedelissimo, ma che è anche un tuo seguace, ha detto che ti conosce. Jacopo. Esatto, hai già capito. Ciao Jacopo, sapevo che dice, finalmente dice, hai perso la tua verginità Border Knights, speriamo che non venga subito e che duri parecchio, dice. Va bene, farò del mio meglio. grazie davvero a Tom Bosco e avanti con Nexus e con tutte le vostre attività. Grazie della vostra ospitalità, della tua ospitalità, e insomma sai come contattarmi qualora, certo, voleste un'altra sveltina, insomma. la facciamo. Grazie Tom.